Ciao! Molte volte le persone mi chiedono: ma come si fa a meditare? Valentina, mi insegni, no? Sono persone che non sono mai avvicinate alla meditazione e si pensa sempre che la meditazione sia mettersi con le mani così, le gambe incrociate e cominciare a dire Om 100 volte. E nel mentre che cosa accade? Vi prude un braccio, arriva una mosca, avete un pensiero, vi fa male una gamba, un ginocchio, un'anca e così via, e alla fine poi non riuscite a meditare. Anzi, spesso e volentieri chi si avvicina alla meditazione per la prima volta prende anche rabbia, no? Che dice non mi riesce e smette, manda tutto a quel paese. Cosa significa per me fare meditazione? Per me fare meditazione significa essere nel presente. Semplicemente essere nel presente. La meditazione è in ogni momento della nostra vita. Io ora pettino la mia cavalla, con calma, sono presente nell'azione che faccio, guardo perfettamente la sua criniera, tutti i suoi capelli, sento le mie sensazioni, cosa provo quando pettino la mia cavalla, quali sono i pensieri che mi vengano in mente, no? La mente è fatta per pensare. Questo cavallo, questo bellissimo cavallo qui, la mente non è come la nostra, loro non pensano in realtà. Loro sono tutte emozioni, ma noi siamo più complicati, vero amoretta? Quindi la nostra mente ha una funzione che è quella di emettere e manifestare pensieri. Quindi non ci dobbiamo arrabbiare se la nostra mente pensa, perché fa quello che deve fare. È stata fatta per fare questo. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo osservare questi pensieri. Un po' io dico sempre come sfogliare una pagina di giornale. Avete presente un gossip, etata, un pochino più in là, un giornale gossip, qualsiasi giornale, insomma, dove si guarda la notizia e poi si sfoglia la pagina. Vi viene in mente un pensiero? Perfettamente, lo osservate un attimo, proprio come quando si osserva una pagina di giornale e poi cambiamo pagina. Vedrete che nel momento in cui decidete di cambiare pagina, cambia pensiero. E ci sarà tutto un susseguirsi di pensieri fino a quando ce ne saranno sempre di meno. Sempre di meno, sempre di meno, e fino a quando si arriva che la mente è praticamente quasi nel vuoto. Si può fare questo in qualsiasi momento della giornata. Tutto può essere fatto meditando, mentre si cammina, mentre mangiamo, osservare la masticazione, percepire il sapore del cibo. È caldo, è freddo, è dolce, è salato. È croccante, è morbido, come io muovo la lingua, mastico più a destra, mastico più a sinistra, è meditazione. Devo andare al lavoro, prendo la macchina, solitamente di corsa per andare al lavoro. Ecco, quel momento lì può diventare meditazione. Io guido la macchina e comincio ad osservare tutto quello che passa mentre io guido, attraverso il finestrino. Quindi un albero, un'altra macchina, un motorino che scende in giù, un grattacielo, una casa, qualsiasi cosa abbiate. Vedrete che vi renderete conto che ogni giorno quello stesso panorama cambia e vi renderete conto di notare delle situazioni, aspetta amore, non mi prendere l'immagine a me, delle situazioni che prima non avevate mai notato. Per esempio un terrazzino di un grattacielo che è fatto di un colore diverso, ok? Sempre si può meditare. Quindi io vengo qua, le persone magari potrebbero dire: ma te stai nella natura, è più facile, anzi me lo dicano. Oppure: che bello, ti hai i cavalli e te sei più sei privilegiata nel fare questo. Ma non è vero, perché c'è chi ha i cavalli ma vive comunque una vita diversa dalla mia. Io lo faccio in uno stile meditativo, altri invece vivono il cavallo in un'altra maniera. Aia! Ma mi hai fatto male, mi hai tirato un'orecchiata in un occhio, signorina, eh? Ecco. Ed è interessante vedere come si muove la mente quando noi osserviamo i nostri pensieri mentre stiamo facendo un'azione. Soprattutto, ora dato che sono con il cavallo, amore, vai un pochino più indietro, su, vai. Brava. Quando siamo con il cavallo è un animale di potere importantissimo. Viene chiamato un animale tra i mondi perché riesce a farti fare, se mediti bene e lavori bene con il cavallo, un salto tra questa dimensione e la dimensione di sotto e la dimensione di sopra. Quindi è un animale che ha una vibrazione del cuore molto elevata, quindi anche quando ci stiamo vicino, in realtà per stare bene con il cavallo, il nostro organismo, le nostre vibrazioni hanno bisogno di
interagire con la sua frequenza e piano piano trovare un equilibrio. Se io vengo giù e sono nervosa, lei è nervosa. Se io vengo giù e sono tranquilla, lei è tranquilla. Ma anche lei tranquillizza me quando magari sono più agitata, se lei è più forte in quel momento. Quindi è molto importante riuscire a stare accanto agli animali, alle piante, perché anche gli alberi, un fiore, il sole, la luna di notte, tutti questi sono elementi fondamentali che permettono al nostro corpo emozionale di riequilibrarsi. Quando state male, quando avete pensieri a mille, accarezzate un gatto e meditate mentre accarezzate un gatto. Ascoltate respirando. Dai, smetti, c'è i moscini. Ascoltate respirando appunto il vostro respiro, l'aria che entra, l'aria che esce, l'aria dove arriva, si ferma alla gola, si ferma al cuore, si ferma alla pancia. Quando respiro mi fa male lo stomaco, mi sento bloccata. Quando respiro preferisco buttare fuori l'aria piuttosto che metterla all'interno. Osservate, osservate, osservate. Tutto è meditazione. Osservate i pensieri, amore. Osservate il vostro respiro. Osservate e ascoltate quello che sentite nel corpo, quello che avete nel corpo, quali sono i messaggi del corpo. Questo è meditare. Non dobbiamo noi occidentali fare gli indiani, i nepalesi, i tibetani, non siamo nati là. Quindi dobbiamo arrivare alla meditazione in un altro modo, ma a tutti noi ci è possibile arrivare alla meditazione, meditare. Per poi arrivare anche a dei momenti, Einstein, ma così come altri molti maestri successivamente a lui, la chiamavano illuminazione, no? Uno dice: che cos'è un'illuminazione? L'illuminazione è una presa di coscienza, ma è anche l'arrivo di un'idea straordinaria, la risoluzione ad un problema che io sento. Io mi ricordo che la prima volta che io ho montato il cavallo a pelo, mi fecero montare il cavallo a pelo, e io dovevo stare ad occhi chiusi, ovviamente c'era una persona che la teneva con la lunghina, non ero su Sentinella ma ero su un altro cavallo, un puro sangue inglese di una certa età che era addestrato proprio per la monta indiana. E ho avuto sempre un'ossessione mentale nella mia testa che mi ha dato un sacco di problemi, perché veniva proprio come un diavoletto a rompermi le scatole nel momento in cui io ero felice. E ne ho parlato con i psicologi, ne ho parlati con maestri di Reiki, di Shiatsu, di ripristoggia plantare. Non riuscivo, sì, capivo quello che mi dicevano, però mi entrava e poi magari il mese dopo ritornava al galoppo questo pensiero, perché era semplicemente un'idea sbagliata di me. Ero sul cavallo, montavo a pelo, cominciai a respirare, iniziai a percepire tutto il movimento del corpo, il movimento del bacino che oscillava, ero diventata piano piano un tutt'uno con il cavallo. A un certo punto, senza che io pensassi a dover risolvere questo pensiero, mi è arrivata un'illuminazione. Il perché mi arrivava quel pensiero, e mi si è sciolto tutto. Io sentii proprio sciogliersi tutto nella testa, nel cuore, e scesi da cavallo che avevo risolto un problema enorme che mi aveva assillato per anni e anni e anni nella vita, che era poi legata ad una paura. Quindi questa è meditazione. Non vi preoccupate di non saper meditare, non vi preoccupate se non sapete fare tutte le posizioni di yoga a testa in giù. Ci sono quelli che lo sanno fare, sono bellissimi e bravissimi. Io geneticamente non posso neanche alzare la gamba, ho proprio tutti i muscoli tirati, anche se faccio un sacco di sport, ho fatto un sacco di sport, quindi è inutile voler raggiungere l'essere di qualchedun altro. Raggiungiamo il nostro essere. Chi siamo? Qual è la nostra missione? Quali sono le nostre possibilità? Quali sono le nostre, ora uso una parola, chiavi genetiche? Così io sono nata e spesso abbiamo la sensazione di dover seguire un certo percorso, no? C'è chi lo chiama destino. Ecco, ebbene, rispettiamo quello che sentiamo e meditate ovunque voi siate, anche ad un semaforo, ok? Se ce l'ho fatta io a 22-23 anni, che scappai dalla prima lezione di yoga guardandomi intorno e dissi: ma qui sono tutti matti. Se ce l'ho fatta io, ce la potete fare anche voi. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti
Se stai guardando questo video sul mio canale YouTube, iscriviti e attiva la campanella perché ti arrivino altri shorts e altri video. Puoi seguirmi anche su Instagram, su Facebook e su TikTok. Inoltre ho un canale che sta crescendo ora su Telegram, nel quale ti potrai iscrivere. Qui sotto nel box trovate tutto. Se avete la possibilità di seguirmi anche sulla pagina Facebook, lasciate una stellina per aiutarmi a contribuire il mio lavoro, ok? Buona giornata a tutti!